Questa è la mia Audi RS3. Lei è Viola, la mia fidanzata. E da esattamente questo momento dovremo passare 24 ore all'interno di questa macchina. Onde evitare fraintendimenti, come vedete sono le 12:48 e da questo momento non si abbandona più l'abitacolo. Eravamo convinti che sarebbe stata una challenge semplicissima, ma da lì a poco ci saremmo accorti del contrario. Adesso andiamo. La notte sarà un vero e proprio incubo e io non riuscirò a chiudere occhio per più di un'ora. Ragazzi, mettetevi comodi, lasciate un bel mi piace e godiamoci questa avventura. Visto che si è fatta una certa ed è assolutamente il modo più semplice per iniziare questa sfida, direi che ci mangiamo qualcosina al McDonald's. Cosa c'è di regalo negli Happy Meal? Viola, hai 20 anni. Due McChicken, Coca Zero, patatine classiche, nuggets piccanti, ketchup, Larry all'oreo, sundae col caffè. Basta così, grazie. Coca nemmeno ci passa. Oh Viola, lo sai già cosa ti sta per dire? Non sporcarmi la mano. Ecco. Carica? Proviamo i nuggets spicy. No, un po' la fine. Vabbè, non è sta gran roba. Godiamoci il cibo. Nel frattempo, tra una cosa e l'altra, è passata letteralmente un'ora. E in tutto questo, mia mamma non è per niente al corrente di quello che noi stiamo facendo. Quindi direi che la chiamiamo e cerchiamo di capire un attimo che cosa ne pensa. Pronto. Ciao mamma, ti disturbo? Io e Viola siamo nella mia RS3 da un'ora e ci staremo per le prossime 23 ore. Ma sei fuori? Ma che dove dormite? In macchina, dove vai che dormiamo? Ma dai. No, no, ma sei fuori, tu sei in macchina. Bene ragazzi, rimettiamoci in moto. Sound. E in particolare, sì, non abbiamo sporcato la macchina, ma se ci avete fatto caso è letteralmente piena di polvere e fuori è zozzissima nell'unica clip che avete visto. Avendo il wrap, non possiamo nemmeno andare in un autolavaggio con i rulli classici, perché sennò si rovina, si riga, raga, io sono perfettino, quelle robe lì non le voglio. Quindi devo cercare di convincere un benzinaio per farmi lavare la macchina a mano con noi dentro, perché d'altra parte non possiamo uscire. Allora, vediamo se accetta. Buongiorno, ho una richiesta particolare. Io e Viola dobbiamo passare le prossime 24 ore in macchina, notte compresa, tutto compreso. È la macchina che come vedete è un po' sporca. Me la farei lavare anche dentro. Dopo troviamo un modo. Con noi all'interno. Bello, dai. Grande bro. Oh ma zio. E zio scusa. Allora devo abbattere i sedili. Urco cane le Coca-Cola. Allora sono incastrato. Occhio con quel piede. Ok. Ma si sta molto più stretti del previsto. Mi stanno dicendo di spostare la macchina più avanti, raga, ma non posso. Vieni tu. Com'è lavare con dentro una persona? Dentro, il problema sarà farlo da dentro. Il problema sì. Dentro questa scatola ci sono un sacco di gadget super interessanti, perché questo video è realizzato in collaborazione con Autodoc. Per chi non li conoscesse, sono lo store leader in Europa per pezzi per auto e qualcosina anche per le moto. Raga, sono i migliori in assoluto, hanno letteralmente qualsiasi cosa. E in particolare ho un unboxing da fare che vi piacerà. Non aprirò più il cancello con queste chiavi. Visto che avevo paura di non trovare la 180 nel caso in cui avessi dovuto far benzina, mi sono fatto spedire un po' di additivo apposta per far performare la nostra macchina meglio anche quando andiamo a mettere la 95 ottani. In generale perché mi serviva per il mio garage. Delle coperte per le mie gomme, così almeno non stanno lì in un sacchetto bruttissimo che si continua a sporcare ed è bruttissimo da vedere. Un estintore. E come vedete, tra l'altro, ho già installato nella mia macchina perché ci ho fatto un reel recentemente sul mio profilo Instagram nel quale ve lo faccio vedere. Ma soprattutto il gadget definitivo che ci terrà compagnia per tutta questa avventura. Con quelle a cui si muove la testa. Sì. Oh, nel frattempo qua il lavaggio non scherza, stanno facendo ogni singolo dettaglio e lui è la nostra mascotte. Come lo chiamiamo? Ciubi. Il suo cane si chiama Ciubi, raga. Molta originalità. Oltre ad acquistare tutti i prodotti che vi interessano direttamente dal sito di Autodoc, esiste anche un'applicazione dalla quale potete trovare tutto, raga, cioè dalle gomme agli additivi a tutti questi singoli prodotti. Pezzi super specifici, cioè guardate che cosa sono sti bulloni, sta roba qua, io non ho idea di che cosa io vi stia facendo vedere, non so nemmeno io che cosa servano queste cose. Fatto sta che potete scaricare Autodoc tramite il link qui sotto nella descrizione e avrete anche un coupon esclusivo con uno sconto completamente dedicato a voi. Ma ci stiamo muovendo noi o si sta muovendo quello? Noi, secondo te? Oddio che ansia vista così. Guarda che figata! La nanotecnologia comunque fa il suo effetto, guardate come si muove in modo comodo. Adesso bisogna capire come pulire l'interno. Ho fatto accomodare Viola dietro perché mi sono reso conto del fatto che dietro nel baule ho lasciato la cosa che serve per non vedere dentro, no? Che ovviamente non può rimanere lì. Quindi facciamo un salto a casa mia, lo lascio in garage e poi andiamo in una bella location che vogliamo rilassarci un pochettino. Riesco a pagarvi da qua con la carta? Vai. Tac. Chissà se la macchina è pulita. Abbiate visto. Andiamo a casa Ianno allora. Edoardo non ha specificato che mi ha fatto andare dietro per non grattare il muso dell'auto. Normalmente mi fa scendere perché teme che il mio peso possa abbassare. Bene, non abbiamo grattato. Apriamo il garage Ianno. O comunque sincero, ero convinto che l'RS3 avesse un po' più spazio. Lo vedi quel tasto lì? Uno. Due. Devo buttarlo a terra così. Ok, bene, metto un po' a posto qua.
Ok, abbiamo fatto un pochettino di chilometri, soprattutto imbottigliati nel traffico. Il tutto ovviamente in compagnia di Ciubi. E guardate dove siamo finiti, qui c'è quasi il tramonto. Posto veramente stupendo, il quale tra l'altro in teoria dovrei riuscire a fare una pipì, perché inizia a chiamare. Io mi metto in questa posizione in ginocchio, solo che il carbonio, come vedete, è abbastanza sporgente, quindi devo riuscire col mio oggetto a non andarci sopra, visto che abbiamo appena lavato la macchina. Chiedo, se no fai così, scusa, metti una mano qui. Amore, io così funziono in maniera diversa rispetto a te. Questa è la cosa che puoi fare tu. Non inquadrare, eh? No. Ok. Porco cane. Posso riprendere? No, no, non guardare. Arriva una macchina. Una moto. Adesso voglio vedere te che cosa fai. Per gli scettici, qui c'è la mia impronta. Io ho evitato di mostrarvela, ma anche Viola non è stata la meno. Si vede? Perché altro è andata sotto la macchina. Cosa vuol dire andata sotto la macchina? Vedi che è passata sotto. Ah, ma in quel senso, vabbè, easy, è andata giù, è buona. Brava Violetta. Adesso la nostra idea è che semplicemente ieri c'è stato X Factor, ma io non l'ho potuto vedere, nemmeno lei, perché avevo Zona Rossa TV. E tra l'altro, raga, ritornata a Zona Rossa TV, stiamo facendo le live pazzesche. E in teoria, se tutto va bene, questo giovedì dovrebbe essere Riccardo Dose con Dadda, quindi live imperdibile, raga, trovate le info qui sotto nella descrizione. Ci mettiamo qua belli tranquilli, recuperiamo la nostra puntata e nel frattempo aspettiamo che scenda un po' il buio. Signori, è arrivato quel momento molto pauroso in cui inizia a calare il sole. Come vedete fuori, questa è la situazione. Tutta la macchina è completamente appannata. In realtà poi, cioè, sono le 18, non è neanche poi così tardi. Noi ci siamo riposati. Oh Violetta, come sono andate queste prime 5 ore e mezza? Pensavo peggio. Abbiamo due problemi, bisogna cenare. L'opzione intelligente che ci è venuta in mente è quella di metterci in un parcheggio e ordinare delivery. Il problema è che come cavolo fa un rider a trovarci? Questo non è un indirizzo preciso, quindi non so neanche se sia una cosa fattibile. Mi auguro di trovare una soluzione a breve. Che cosa avresti voglia di mangiare tu? Idea di Viola molto brillante. Abbiamo cambiato parcheggio ed effettivamente ora c'è un indirizzo, ma siamo letteralmente qua. Pagamento effettuato. Attenzione, il nostro rider è in arrivo. Tanto in questo parcheggio stanno succedendo le cose losche, quindi io vorrei andarne il prima possibile. Scusa, è la tensione. È quello là con lo scooter. Quello là. Vai Enrico. Ciao. Ciao, buon lavoro. Facciamo un unboxing delle piadine. Questa è la mia che vi dico tra poco. Quella di Viola, raga, è piena di verdure, è vegetariana. Ma secondo voi una piadina è giusto che sia vegetariana o la crudo squacquerone rucola classica? A pranzo non abbiamo mangiato neanche una verdura. Ma nel suo panino non c'era l'insalata? Anche qua comunque c'è un bel po'. Se magna, raga. Buon appetito. Abbiamo mangiato la piadina in 2 minuti e mezzo. E adesso c'è quella la Nutella. Ed ora è il momento di raggiungere la location dove passeremo la notte. Ok, allora, situazione. Davanti a noi non c'è niente. Alla nostra destra c'è un muro, quindi da un certo punto di vista siamo tranquilli. Di qua invece siamo letteralmente in un parcheggio abbastanza isolato, che è sia un bene che un male. Mettiamoci a chittare. Allora, andiamo qua dietro. Oh cane, quanta roba che abbiamo preso comunque. Ma allora, allungando le gambe. No, è mille volte meglio sul sedile davanti, Cioè, quelle gambe sono completamente rannicchiato. Io lo spazio per una seconda persona non saprei. No, secondo me è meglio il sedile. E lo so che stanotte Ligiala la sicurezza estintorizza a spruzzare t'ammazzo, cioè t'ammazzo. Ottimo raga, abbiamo trovato la soluzione che per ora sembra la migliore. Sono le 22 più o meno. I nostri sedili sono completamente reclinati e dietro ogni sedile c'è il proprio cappellino nel caso in cui ci fosse freddo. Tra l'altro grazie Toto per avermeli forniti. La nostra Ciubi. E qui ci abbiamo messo l'ombrello, così almeno il sole non ci darà fastidio domani mattina. Di qua sulla sinistra ci abbiamo messo la mia giacca, così almeno non si può vedere all'interno. Chiusa in modalità alla mio cugino, cioè proprio molle di Viola, GoPro, ventose, robe varie. Comunque insomma sta lì, quindi in teoria fastidio non dovrebbe dare. Di qua i vetri sono oscurati, quindi le persone in teoria non possono vederci all'interno. Si può sempre uscire, non si sa mai. E dalle chiavi vado a chiuderci dentro. Qui abbiamo un power bank. Insomma questa è la situazione. Adesso abbiamo anche... Ok, sono saltato per aria, raga. Ha iniziato a suonare l'allarme della mia macchina. Perché ha rilevato che noi siamo all'interno. Non si può chiudere l'auto, se no parte l'allarme. Pare di aver capito che il problema è stato aver chiuso la macchina dalla chiave e non utilizzando semplicemente questo comando. Allora, raga, io ho avuto un attimo di crisi di pancia. Non l'ho fatta, ho fatto solo un po' di pipì. Mi sembra di essermi comunque già svuotato molto. Questa probabilmente sarà l'ultima clip comunque di questa sera. Ci vediamo questa notte quando iniziamo a dormire. Da questo momento ci mettiamo comodi. Io
apro il mio bell'iPad, inizio a guardarmi un gameplay di Surri e cominciamo a fare come se fosse una sera normale per rilassarci. Pazzesco, scusate. Neanche in una situazione come questa, mi abbandono. Guarda, 8 gradi, arriveremo a una minima di 4 gradi. Viola crolla nel sonno quasi subito, mentre io rimango sveglio per tutto il tempo. Fuori è pieno di rumori, sono sempre allerta. Avanti a me ho i pedali, ho il volante, ho veramente paura che suoni di nuovo l'allarme della macchina e quindi sono super spaventato. E questo mi impedisce di dormire per parecchio tempo. Ma proprio nel momento in cui inizio a rilassarmi, più o meno all'una di notte, arriva una prima auto dietro di noi, seguita da una seconda. Queste due auto parcheggiano esattamente accanto a noi, puntando i fari verso la mia macchina. Scendono due persone e iniziano a commentare la mia macchina, il colore, l'aspetto estetico, e parlano abbastanza ad alta voce. Loro chiaramente non sanno che noi riusciamo a vederli e non sanno che noi siamo all'interno. L'ansia è alle stelle perché ho veramente paura che possano venire a toccare la macchina e spaventarci a morte. Chiaramente a questo punto anche Viola è sveglia perché anche lei sta sentendo i rumori, quindi iniziamo a parlare per smorzare la tensione. Teniamo sempre d'occhio queste persone e a bassa voce facciamo anche un ripassino per capire che cosa fare nel caso in cui succedesse qualcosa. Viola si sarebbe occupata di togliere l'ombrello dal parabrezza, io la giacca, avrei subito messo in moto la macchina e sarei andato in retromarcia. Chiaramente speravamo di non dover mai fare questa cosa, ma sarò sincero, l'ansia era altissima. Il tempo continuava a scorrere e le persone da lì non si muovevano. Nel frattempo iniziava a calare il freddo, ma io non volevo mettermi nel sacco a pelo perché ci avrei messo tanto tempo a uscire nel caso in cui fosse successo qualcosa. E dopo quasi un'ora di attesa, mentre queste persone rimangono con la macchina accesa e con i fari puntati sulla mia Audi, finalmente li sento spostarsi e possiamo tranquillizzarci. Sarà la tensione che cala, ma riesco finalmente a rilassarmi e a dormire più o meno un paio d'ore. Nel frattempo mi sono messo il sacco a pelo perché fuori inizia a fare davvero tanto freddo. Fin quando quasi alle 4 del mattino arriva un'altra auto, questa volta molto più molesta di prima, con la musica manetta. Sia io che Viola ci svegliamo e cominciamo ad allarmarci. Sembra fatto apposta, ma tutte queste auto parcheggiano esattamente accanto alla mia. Io giusto in caso esco dal sacco a pelo e mi preparo. Ma fortunatamente il conducente non ci mette molto, esce dall'auto e se ne va via. Stavo tremando dall'ansia e dal freddo. Non avevo dormito letteralmente niente ed essendo la seconda volta che succedeva questa cosa, da questo momento in poi rimango sveglio per tutto il tempo, dormendo in auto per meno di 2 ore complessive. Viola fortunatamente riesce a riposare e poco prima delle 6 del mattino la sveglio per metterci in marcia. Ho dormito neanche 2 ore stanotte. Non l'avrei mai detto. Qui la macchina fotografica, registro una clip. Signori miei, buongiorno. Sono le ore 5:58. È stata una notte veramente, veramente disastrosa. Mettiamo un po' tutto a posto qua perché c'è la macchina che è un disastro pazzesco. Poi penso che comunque, nonostante l'arrivo del sole imminente, continueremo a riposare un pochettino. Ah, e non ho specificato una cosa comunque. Durante la notte è anche successo questo. Non uccidermi, ho pensato di aver seccato il... l'estintore. Viola ha letteralmente sfondato la staffa dell'estintore appena montato e da quel momento in poi ballerà all'interno della macchina finché nei prossimi giorni non andrò a sistemarlo. Me l'aspettavo, sarò sincero. Stiamo facendo un girettino con la macchina così da risvegliarci noi e soprattutto farla scaldare. Tutto questo, raga, non l'abbiamo specificato, ma fa molto freddo. Fuori ci sono 3,5 gradi in questo istante. Ragazzi, non mi sembra vero, è finalmente arrivato il sole e sta arrivando anche un minimo di caldino. Ci sono comunque 5 gradi, eh. Direi abbiamo aspettato proprio che arrivasse il caldo per lavarci i denti. Però diciamo che sono le 8:40, si è fatto ormai una certa, direi che è il caso di lavarli. Mi stanno senza acqua. Cosa non si fa, ragazzi? È un video su YouTube. Chiaramente, ragazzi, tutto questo video è stato realizzato con l'intento di intrattenervi, ma visto che sarebbe stata una challenge che ci avrebbe palesemente messo alla prova, ho cercato di guidare il meno possibile solo quando me la sentivo per evitare di correre rischi. Ed ovviamente è successo anche questo. Ho detto a Viola che avrei dormito una decina di minuti. Sono crollato come un bambino. E è passato un po' di tempo. Io giuro, non ho assolutamente dormito questa notte. È stata davvero difficile. Detto questo, mancano 2 ore alla fine della challenge e non ho intenzione di ora. Andiamo a fare l'ultima sfida. Ieri ho fatto una storia sul mio profilo Instagram nella quale vi ho chiesto che cosa vi sarebbe piaciuto vedere in questo video. Tantissime persone hanno detto di convincere qualcuno a comprarci qualcosa. Ci stiamo dirigendo verso una delle pasticcerie più famose di Bergamo, dove c'è abbastanza via vai. Chiaramente sfrutteremo l'occasione per fare un minimo di colazione. Cavolo, quello lì sta andando proprio lì. Come faccio che c'ha bisogno di un giovane? È del Portogallo questo euro. Mi segui? Non mi conosci, ma conosco te, grande. Bello. Allora io ti chiedo un favore. No, devo andare a lavorare. No! No, non puoi, non puoi. No, proprio sono. No! Ciao, boss. No! Cavolo, questa era un'occasione. Ragazzi, vi possiamo chiedere una... Con questo qua? Cavolo, bisogna tenere gli occhi molto più... Siamo troppo timidi, Viola. Mio padre, papà!
No, 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 papà, ti prego, vieni un attimo. Oddio, non ci posso credere. Mi fai un favore? Non posso scendere dall'auto. Dai, papà, sì. Ti prego, ti prego. È un quarto d'ora che siamo qua. Sì. Sembra fatta apposta, eh. Succo di frutta. È una brioche. Te la devo portare intera. Sì, esatto. Senza mangiarla. Senza mangiarla. Sì, che puoi continuare. Papà, papà, lui ti ha salutato e tu. No, sì, no. È perché pensavo che gli stessi salutando andasse via. Grazie. Madonna, che spettacolo. Manca ancora un'ora al completamento della challenge. Ma io mi voglio mettere già in garage a aspettare lì quell'ora perché non ce la faccio più. No, ce la faccio. C'è il sole, dai. Dai, per favore, amo, sei stati fuori tutto il giorno. C'è in garage? Un'ora, sì, in garage? Sì. No. Dai. L'ho convinta, raga. Siamo in garage e ci facciamo la nostra colazione. Oh, buona. Signori, ore 12:46. Non ce la facciamo più. I miei piedi vorrebbero solo che toccare questa roba qua. 15 secondi esattamente. 5, 4, 3, 2, 1. Ragazzi, finalmente siamo giunti al termine di questa challenge. Ho le gambe che sono distrutte. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Noi ci vediamo con il prossimo video sul canale.